Eccolo il blitz della polizia di Andria poche ore fa, in cui 6 persone sono finite in manette per sfruttamento del lavoro. Sono i primi effetti della nuova legge contro il caporalato. L'inchiesta è quella relativa alla morte nel luglio 2015 di questa donna, Paola Clemente, 49 anni, di San Giorgio Ionico, stroncata da un infarto nelle campagne pugliesi. L'importante è che da un'indagine accurata da parte amministrative è emerso non solo le forme illecite, in sé, quindi interposizioni illecite di manodopera, ma tutto ciò che sta dietro, i meccanismi di evasione contrattuale, quindi buste paghe false, tutto quello che è oggi presente fortemente nelle campagne. I responsabili avevano collaudato e messo in pratica un moderno sistema di caporalato gestito dall'agenzia interinale Infogroup di Noi Cattaro, per la quale lavorava Paola. Dietro le sbarre sono finiti il direttore dell'agenzia, Pietro Bello, e i suoi collaboratori. Dalle indagini è emerso che c'era una netta differenza fra la cifra scritta sulla busta paga e quella realmente percepita dalle lavoratrici. In pratica Paola guadagnava 28 euro per un'intera giornata di lavoro sotto il sole cocente, invece di euro ne avrebbe dovuto intascare almeno 86. Solo pochi giorni fa il marito di Paola chiedeva giustizia. La giustizia alla famiglia, alle lavoratrici, ma io dico al mondo del lavoro, perché è una cosa importante che mi mette in campo, diciamo, la presenza dello Stato, che è uno degli elementi importanti per ridare fiducia che è possibile anche nell'azione collettiva.